sacre scritture antiche di millenni parlano di visitatori celesti giunti sulla terra per donare la conoscenza ai profeti e ai loro messaggeri. Le pagine della Bibbia sono ricche di questi prodigiosi riferimenti. Vi si narra di Abramo che incontrò ed ospitò tre angeli che poi condusse in visita a Sodoma, i cui abitanti videro in quegli angeli dei comuni uomini. E quando gli israeliti lasciarono l'Egitto, comparve loro un angelo sotto l'aspetto di una colonna di fuoco che li guidò al monte Horeb. E ancora il profeta Elia ascese al cielo su di un carro di fuoco. Ezechiele descrisse l'apparizione di una grande nuvola nel cui interno si agitava vorticosa una massa di fuoco, da cui uscirono quattro esseri viventi simili all'uomo. San Paolo rammentò agli ebrei che alcuni di essi inconsapevolmente avevano ospitato degli angeli nelle proprie abitazioni. Vorrei soffermarmi su un particolare, la cui eco è rintracciabile nella Bibbia, la storia di Enoch, anch'egli portato in cielo dove avrebbe incontrato gli dèi. Per la verità la Bibbia si limita solo ad un breve accenno, mentre molto di più è contenuto nelle diverse versioni dei cosiddetti libri di Enoch, che descrivono in modo molto particolareggiato i due viaggi intrapresi dal patriarca. In un'occasione egli fece ritorno sulla terra, nell'altra invece rimase fra gli esseri divini. Per la precisione, si tratta della versione biblica di un racconto sumerico in cui si narra di un certo Enmeduranki, il signore delle visitazioni o, come diremmo oggi, dei rapimenti, ed il cui nome in sumero significa il maestro dell'unione fra cielo e terra. Nel testo si afferma esplicitamente che a quest'uomo vennero rivelati i segreti della matematica, del calendario e del moto dei pianeti. Importante è anche la figura di Imhotep, ideatore dei geroglifici ed architetto delle prime piramidi d'Egitto, di cui si tramanda che sia stato un allievo dei veglianti, coloro i quali scesero sulla terra a bordo di navi celesti. Ulteriori cenni su questi messaggeri cosmici sono presenti nei Veda, i testi sacri dell'antica cultura indiana, i più antichi documenti della storia dell'uomo. Secondo i testi vedici, nel nostro universo sono presenti numerosissime razze simili all'uomo, aventi tutte medesima origine. Esse affermano che è sempre esistita una comunicazione fra l'uomo e le altre razze a lui simili, sparse nelle profondità dell'universo. Tale processo andrebbe pertanto avanti da millenni. Oggi i contatti sono meno frequenti. Tali testi collocano infatti attualmente la razza umana in un'epoca denominata Kali Yuga, nella quale la comunicazione fra l'uomo e le forme di vita più evolute ha raggiunto il suo minimo, contrariamente ai ben più estesi livelli di contatto verificatisi nel nostro passato. A quale scopo si verificano i contatti? La domanda circa il significato e lo scopo del contatto è intimamente legata all'ancestrale ed arcano significato della vita e in parallelo alla creazione dell'universo. La visione vedica prende forma da una spiegazione, quella secondo la quale l'esistenza degli esseri viventi si svolge sotto l'egida dell'inconsapevolezza della propria anima. Gli uomini vivono essenzialmente negli elementi materiali, cioè nella fisicità del proprio corpo, condizione che impedisce loro di cogliere la vera natura di se stessi. Per questo il processo evolutivo fa sì che l'essenza si reincarni ed in tal modo l'essere ha la possibilità graduale di conquistare la propria coscienza. Quindi la vita terrena è per così dire una scuola nella quale creature astrali acquisiscono un corpo materiale, assumendo una forma umana terrestre che consente loro di attraversare vari stadi di esperienza sino ad ampliarne il livello di coscienza. La ragione della comunicazione da parte di entità superiori di questo universo è quindi un processo che avviene attraverso molteplici livelli ed è finalizzato a condurre l'uomo alla conquista di uno stato spirituale più elevato. Secondo questo modello teorico, l'uomo della Terra vive dunque nella completa ignoranza. Tuttavia, nel corso del tempo, esseri provenienti da sistemi più evoluti sarebbero giunti fra noi con il proprio bagaglio di spiritualità destinato ad arricchire il genere umano. Ed attraverso questi apporti sarebbero sorte le religioni,
Come si vede, è un processo oltremodo complesso, perché nel momento in cui l'uomo consegue un determinato livello di conoscenza, è automaticamente portato a farne tesoro, e ciò porta alla nascita delle varie tendenze religiose, che comunque hanno tutte una comune origine. Lord Desmond Leslie, famoso pilota della Seconda Guerra Mondiale, nipote di Winston Churchill, scrisse nel 1952 il primo saggio dedicato ai paralleli fra la moderna fenomenologia UFO ed il contenuto degli antichi scritti vedici indiani. Leslie, per la sua opera, ha consultato le più antiche biblioteche. Era il 1951. Stavo visitando la biblioteca di un amico. E mentre attendevo il suo arrivo, notai un libro che, quasi mosso da una magica forza, volò via dallo scaffale saltandomi fra le mani. Il libro era intitolato Atlantide e Lemuria. Era stato scritto nel 1890 da Scott Elliott e pubblicato da un gruppo di teosofi. Conteneva mappe di Atlantide derivate dalle cosiddette cronache di Akasha. Ciò che mi colpì maggiormente furono certe descrizioni di macchine volanti, delle quali si specificava la forma circolare, in grado di emanare luminosità durante la notte, nonché di muoversi a velocità elevatissima. Le macchine erano denominate Vimana. Sentii a questo punto di essere sulla pista giusta. La descrizione di tali ordigni richiamava molto da vicino quanto frequentemente all'epoca si sentiva dire riguardo i cosiddetti piatti o dischi volanti avvistati da Kenneth Arnold e dal capitano Mantell. Allora mi recai alla biblioteca del British Museum, ove presso il Dipartimento di Orientalistica trovai l'edizione completa dei Mahabharata, in una deliziosa e letterale versione tradotta in inglese da Proda Chandra Roy, ed in cui ogni capitolo presentava il relativo riassunto. Controllai uno per uno tutti i 20 volumi per verificare se vi fosse qualcosa riguardo ai Vimana. Non potei credere ai miei occhi quando scoprii che di tali velivoli i testi recavano menzione. Era la conferma che gli antichi avevano avuto contatti con esseri giunti dal cosmo. Vi si asseriva esplicitamente che gli uomini delle stelle giungono sul nostro pianeta a bordo di fantastiche macchine volanti, grazie alle quali sarebbe possibile anche a noi visitarli. Rinvenni anche un testo tibetano che descriveva i velivoli in questione con le parole «come perle scese dal cielo». Straordinario. Proseguii la lettura e trovai delle informazioni relative alle guerre combattute nell'antica India e dai loro arsenali. Fra le armi ce n'erano addirittura alcune in grado di produrre immagini tridimensionali, vale a dire ologrammi. Si parlava dell'arma del Brahma, in grado di sprigionare la forza dell'universo, rilucendo come migliaia di soli. Gli uomini impazzirono dal terrore. I capelli gli presero a cadere e la pelle ad arrossarsi, e tutti morirono di un'orrenda malattia. Il loro intero esercito venne annientato dalla vampata di calore e non ne rimase che le ombre degli elefanti impresse al suolo. Inutile rimarcare gli evidenti paralleli con Hiroshima. Tutto questo quindi si era già verificato. Da antichissimi conflitti combattuti sulla Terra con armi sbalorditive alla distruzione atomica del nostro secolo, si arriva a quello che l'uomo oggi sarebbe capace di portare fuori nello spazio e di quello che invece altre civiltà possono aver lasciato sui pianeti del nostro sistema solare come vestigia del loro insediamento o del loro passaggio sulla Luna, su Marte. Foto di fonte NASA mostrano chiaramente la presenza di nuvole d'acqua sulla Luna, malgrado ufficialmente tale eventualità sia rigorosamente esclusa. Ne parlò per la prima volta il maggiore Hans Petersen dell'aeronautica danese durante una conferenza a Washington DC nel 1995. Che mi sia concesso o meno affermarlo ufficialmente, ebbene si sappia che la scienza non dice la verità. Sono in possesso di fotografie della Luna, in una delle quali si vede chiaramente del vapore o fumo salire da un cratere.
Ora, perché la cosa sia possibile, è di norma indispensabile la presenza di atmosfera. E pertanto questa deve esistere sulla Luna. Alcuni scienziati più aperti di altri loro colleghi sostengono che la Luna possiede un'atmosfera equivalente al 65-64% di quella terrestre. Per questo motivo è lecito pensare anche alla presenza di acqua. Ciò si nota chiaramente in una delle fotografie che ho ottenuto dalla NASA di quello che sembra essere una riserva artificiale sul suolo selenita. In un'altra foto, ripresa da Michael Collins nel corso della sua seconda orbita lunare, mentre stava presumibilmente sorvolando la medesima regione, si nota che l'immagine della riserva d'acqua in questione è come se fosse stata occultata o mimetizzata, per tenere all'oscuro il pubblico dalle evidenti prove a tal riguardo. In un'altra fotografia notiamo chiaramente la presenza di due tunnel, ossia non semplicemente aperture o squarci naturali nella roccia, ma di un'entrata squadrata, di origine artificiale, di fronte alla quale è visibile sulla sinistra una colonna simile ad un obelisco, anch'essa di evidente origine artificiale. Ma questo non è tutto. Gli ingrandimenti denotano la presenza di oggetti in movimento, il cui passaggio lascia delle tracce sul suolo. Secondo la NASA si tratta di rocce che rotolano giù da un pendio. Osservando però con attenzione le luci e le ombre di quest'immagine, realizziamo che le pretese rocce non precipitano, ma percorrono il pendio in questione in salita, e così via. Questo tanto per sottolineare come la scienza ufficiale si guardi bene dal dirci la verità sulla Luna. Nel mondo di oggi è di prassi la menzogna istituzionale, che purtroppo occupa un posto fondamentale nella nostra stessa vita. Ciò accade in virtù del fatto che i governi continuano a rifiutarsi di riconoscere ufficialmente la verità circa i contatti con i visitatori extraterrestri sulla situazione della Luna, diffondendo così false certezze. Quali sarebbero i motivi per questo cover-up cosmico? Perché i governi occultano il problema UFO ed extraterrestri? Quali sono le ragioni dei governi? Semplice paranoia. Perché il contatto implica una nuova concezione dell'energia, un'energia libera rispetto al monopolio delle industrie petrolifere ed aerospaziali e automobilistiche. Loro sanno di che risorse alternative si tratta, ma non vogliono mollare la presa. E quando le materie prime saranno esaurite, queste industrie usciranno fuori e diranno: ecco la nuova energia, l'abbiamo inventata noi. I governi avrebbero troppo da perdere sul piano politico ed economico se l'esistenza degli extraterrestri venisse resa nota. I principi propulsivi degli scafi alieni si basano sull'energia elettromagnetica. Si tratta di energia libera che scorre da pianeta a pianeta e non comporta alcun costo economico. Con l'energia libera non esisterebbero bollette della luce e non si avrebbe più bisogno di benzina per la propria auto. Ma il nostro mondo, la nostra società, sono fondati sul consumo di petrolio e benzina. Di fronte all'esaurimento di questi prodotti, l'intero sistema precipiterebbe nel caos e coloro che detengono le leve del comando non sarebbero per nulla intenzionati a correre un simile rischio. Ma ci sono anche motivi di natura religiosa. Basti pensare alle religioni che dicono che lì fuori non c'è nulla. Qualora dovesse essere ufficialmente riconosciuto che la vita è una manifestazione universale, dovremmo necessariamente rivedere alcuni dogmi. E noi siamo troppo conservatori e poco propensi a mettere in discussione i nostri schemi di pensiero e al cambiamento in generale. È quanto balza agli occhi guardando al clima politico degli Stati Uniti di oggi. Nel settembre 67 Stecklin ebbe uno spettacolare avvistamento UFO. Nel 1967 ero in viaggio con mio padre e mia madre in Germania per una serie di conferenze. Mentre eravamo in treno fra Mannheim e Francoforte, vedemmo, insieme a tutti gli altri passeggeri, un'armata di navi spaziali solcare il cielo proprio sopra di noi, ad un'altezza di circa 3.400 metri, e quindi scomparire. Il grappolo di UFO seguiva la ferrovia. Mio padre poté riprendere con la sua cinepresa ad 8 mm una sequenza che mostra la formazione di UFO.
I dischi appaiono in cielo e poi svaniscono. Al passaggio del treno si vede chiaramente che gli oggetti si trovano sullo sfondo del paesaggio circostante, dietro gli alberi che costeggiavano la ferrovia. Questo rende il filmato ancora più interessante. Il giorno dopo, la notizia campeggiava sui quotidiani di quella regione tedesca. Sulla strada di ritorno, da Schiffestad a Francoforte, potemmo filmare un'intera squadriglia di navi spaziali che volavano, direi, alquanto vicino all'aeroporto di Francoforte. Rientrati a Washington, con questi filmati e con altri materiali di George Adamski, mio marito decise di scrivere al Pentagono e alla NASA, proponendo loro di visionarne il contenuto. Fummo invitati da diverse organizzazioni, incluse il Pentagono e la NASA. E ne nacquero delle conversazioni. Quella alla NASA si svolse alla presenza di 22 scienziati, nessuno dei quali obiettò qualcosa circa il materiale filmico da noi prodotto. Gli esperti non chiesero quanto potessero essere grandi gli oggetti volanti in questione. Sapevano già tutto in merito a forma e caratteristiche, ma quello che volevano discutere era la natura di chi li pilotava. Cosa accadde dopo i primi contatti di George Adamski? Sentiamo Desmond Leslie a proposito di un caso che coinvolse la Casa Reale Britannica. 2 anni dopo il primo contatto di Adamski, un UFO atterrò nella zona di Cumberland, nel Lancashire, la pianura posta sulle rive del lago Coniston. E 2 ragazzi, Stephen Derbyshire e suo cugino, riuscirono a scattare 2 fotografie. Nella seconda istantanea, l'immagine dell'UFO, che partì con un'accelerazione fulminante, risulta distorta. È lo stesso effetto che caratterizzerebbe l'immagine di una pallina da golf ripresa nel momento in cui essa viene lanciata. Apparentemente è incurvata, ma si tratta solo di un effetto della registrazione della particolare posa della pellicola. Confrontammo le istantanee con una proiezione ortografica dell'UFO fotografato da George Adamski e risultarono perfettamente identiche. Allora il principe Filippo espresse il desiderio di conoscere i 2 ragazzi e l'incontro fu organizzato dal suo segretario Roy Browning, marito di Daphne Daumurier e famoso eroe di guerra. La stampa, per l'occasione non invitata, mi supplicò, in cambio di una somma cospicua, di rendere noto se la storia narrata dai 2 ragazzi fosse effettivamente autentica. E lo era. In occasione della visita di Adamski in Inghilterra, anche Desmond Leslie ebbe uno straordinario incontro ravvicinato. George doveva tenere una conferenza a Bath. Era stato nostro ospite per l'occasione. E il giorno dopo l'aveva accompagnata alla stazione di Paddington. Era una giornata grigia e piovosa. Mi rivolsi al facchino che ci aveva appena portato i bagagli dicendogli: per favore, potrebbe trovare un buon posto in prima classe per il signore? Senz'altro, mi rispose, e dopo un po' tornò invitandoci a dare un'occhiata ad uno degli scompartimenti. Entrammo. Lì c'era un uomo seduto. Aveva dei capelli straordinariamente argentei. Indossava un uniforme color blu ed un paio di occhiali da sole di tipo Polaroid, malgrado la giornata fosse estremamente uggiosa. Loro, a quanto pare, non gradiscono molto la luce diurna. Il suo corpo pareva quasi irradiare un'energia sconosciuta. Era circondato da un'aura di luce. Ed io ero letteralmente sbalordito. Si tolse gli occhiali, ci sorrise e disse: «Salve, sono io che vi ho portato sin qui». Quel giorno non mi sentivo molto bene ed ero a disagio.
Uscii quindi con Giorgio nel corridoio del vagone e gli chiesi: ma chi è quel tipo? C'è qualcosa di strano in lui. Giorgio mi rispose: non lo so, effettivamente anche a me sembra molto particolare, con la pelle quasi arancio e gli occhiali scuri. Si udì il fischio del capotreno. Il convoglio stava partendo e dovetti uscire. Lo straniero aveva appena preso a parlare di sé, presentandosi con una inusuale stretta di mano. Diceva di essere uno scienziato impiegato in Inghilterra, in un certo senso. In quell'occasione, nel 1963, durante una sua visita, Adamski ci parlò di un notevole numero di uomini dello spazio che egli affermava essere presenti in Europa. 15 si trovavano in Scandinavia. Di tale comunità, alcuni si soffermerebbero per lunghi periodi, altri per breve tempo. Apprendemmo successivamente che tali esseri sarebbero particolarmente attivi nelle regioni della Svezia. 2 giorni prima avevo tenuto una conferenza per la SIT, una società presso le Nazioni Unite. Ed una settimana prima della mia partenza da New York, gli uomini dello spazio, insediati in Svezia, mi inviarono un messaggio da rivolgere alle Nazioni Unite e dai principali capi di Stato di tutto il mondo, tramite un loro contatto svedese. Il messaggio era il seguente: loro sono già qui fra noi e continueranno ad esserlo, ma la massa della gente ne è completamente all'oscuro. Il loro aspetto è estremamente simile al nostro, così possono vivere ed operare perfettamente mimetizzati nella nostra società. Queste creature sono interessate alla nostra evoluzione come razza e come società. Li preoccupano non poco le nostre azioni ed i nostri comportamenti in relazione all'habitat della Terra, l'unico posto dove attualmente l'uomo può vivere, contrariamente a loro, che sono in grado di viaggiare di pianeta in pianeta. Recano con sé un messaggio di pace e di senso di comprensione della vita. La loro attività non ha nulla a che fare con la paura, con le temute manipolazioni dello spirito umano, né con progetti di invasione del nostro pianeta. Provengono da mondi di gran lunga migliori e sinceramente non vedo perché possano avere bisogno del nostro. Ci visitano da millenni. La nostra civiltà non appare molto ricettiva nei confronti di questo concetto di pace universale. Siamo aggressivi. Per secoli abbiamo mandato la gente al rogo. Li abbiamo screditati o mandati a morte. E francamente, al loro posto, esiterei non poco ad avere rapporti con una civiltà così instabile. Ecco perché possono aver deciso di vivere in incognito fra di noi, limitandosi ad entrare in contatto con singoli individui o singole istituzioni accuratamente prescelti. George Adamski non fu l'unico contattista dell'epoca. In breve, altri personaggi che dichiaravano di aver avuto esperienze simili si affacciarono sulla scena. Non mancavano i ciarlatani ed i predicatori di nuove pseudo-religioni che diffondevano filmati chiaramente fasulli, cercando solo di giocare sulla credulità della gente, gettando in tal modo discredito sulle autentiche esperienze di altri contattisti. Che si trattasse di contatti veri o falsi, la filosofia di fondo era una sorta di salvezza proveniente dallo spazio. I più accreditati furono George Adamski, Daniel Fry, Truman Bethlehem, George Van Tassel, Orfeo Angelucci. I loro fratelli dello spazio erano molto simili a noi. Dopo un anno di indagini posso affermare che i dischi volanti avvistati dai nostri piloti, veterani, civili e militari, provengono da altri pianeti. La nostra aeronautica lo ha ammesso ufficialmente nel fascicolo 75 del progetto di ricerca sui dischi volanti. Non solo, l'aeronautica ha analizzato i possibili motivi delle loro visite. Leggo testualmente dal rapporto. Queste civiltà hanno constatato come qui sulla Terra si stiano sviluppando armi nucleari ed un forte potenziale missilistico. Data la storia dell'umanità, dovrebbero esserne allarmati. Dobbiamo quindi attenderci altre loro visite.
The Nevada Desert in America is the scene of the latest atomic test. International observers come by invitation. I primi test atomici vennero condotti nel deserto del Nevada. Allo spettacolo vennero invitati osservatori internazionali, scienziati e rappresentanti della stampa. Nessuno allora comprese realmente gli effetti devastanti di quegli esperimenti. Certo, oggi la situazione è diversa, ma in quei giorni la reazione fu di totale passività. Intanto i contattisti si riunivano regolarmente a Giant Rock. Non c'era nulla di particolarmente scientifico in quello che dicevano. Il contesto era quasi cultista. Il problema era crederci o meno. Tuttavia, Daniel Fry e Van Tassel si impegnarono per portare a conoscenza dell'opinione pubblica americana il problema nucleare. Sir Patrick ha dichiarato di essere stato a bordo di un disco volante ed ora gli chiediamo come appariva questo oggetto. Vorrei rispondere mostrandovi alcuni grafici in mio possesso. Questa è una delle navi spaziali che lei ha visto? Esattamente. È quello che vidi nel momento in cui mi stavano portando a bordo, quando mi consentirono di entrare nello scafo. Se è vero che lei ha avuto accesso al disco, ce ne può descrivere il suo interno? Sì, in questo grafico potete notare la sezione della base dell'oggetto. Qui indico la sezione centrale, identica alla prima, ad eccezione di quella che potrei definire come la sala delle consultazioni. Durante la mia visita fui accompagnato in un totale di 12 ambienti e vidi in tutto altre 8 persone, 7 individui di sesso maschile ed una donna. Sono il capo di una tribù indiana degli Ottawa. Il mio nome è Cavallo Colpito in Piedi. Nel 1959, il 12 luglio, ho viaggiato all'interno di un disco volante. Questo che ora vi mostro. Ho visitato la Luna, Marte, Clarion e il pianeta Orion. Voglio chiarire, non si tratta di Orione, ma di Orion, che si trova fuori dalla nostra galassia. Con loro ho trascorso 4 giorni e 4 notti. Il comandante del Veaomus, il veicolo in questione, era una donna. Il suo nome è Mandra Olika, una donna bellissima, che mi ha detto di avere 417 anni. Era il 1959. Era alta, di carnagione scura, e aveva splendidi occhi azzurri, ed era davvero stupenda. Sì, io li ho visti. E uno degli esseri uscì dalla nave. Può descrivercelo? Beh, sembrava piuttosto attraente. Una donna alta più di 2 metri, lunghi capelli ondulati e pelle scura. Eravamo in 3, ci trovavamo in campeggio presso il lago Tahoe. Stavamo dormendo nei sacchi a pelo e verso le 3 del mattino vedemmo un disco volante solcare il cielo. Uno spettacolo meraviglioso. E quello fu il primo. A questo punto i suoi amici gli dissero: Joe, perché non ci dormi sopra? Come si fa ad accettare tutte queste insulsaggini? Sono contrarie a tutto quello che sappiamo. Qui a Giant Rock, nel deserto della California, George Van Tassel affermava di aver incontrato il popolo dello spazio, secondo le cui direttive egli successivamente avrebbe messo a punto questa costruzione, un'apparecchiatura chiamata Integraton, a suo dire in grado di riattivare le cellule umane attraverso energia cosmica. Analizzeremo l'opera di altri contattisti nel corso del nostro prossimo appuntamento.